contributo. Leggiamo, come di consueto, la corrispondenza e prestiamo attenzione a qualche caso che può innescare la nostra curiosità e portarci ad approfondire qualche argomento di popolarissima consapevolezza, diciamo, dei quali argomenti che sono molto conosciuti. Un telespettatore, per introdurre la faccenda, oggi scrive, un'ascoltatrice in realtà, Adele, dice: da un po' di tempo mi alzo di mattina con un dolore muscolare all'altezza del collo e la parte resta indolenzita per diverse ore. E qui viene la determinazione più netta. Torcicollo, già la parola è antipatica, fa pensare a qualcosa di veramente nefasto. Ne parliamo con il dottor Massimo Costa, che è primario fisiatra all'ospedale Cardarelli di Napoli, consigliere nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. È in collegamento con noi dalla nostra sede RAI di Napoli, in cui lavoratori salutiamo. Allora, professore, buongiorno. Dottore, il dolore che lamenta Adele generalmente viene indicato con un termine molto popolare, torcicollo. È un problema? E da che cosa è provocato? Il dolore è la causa? Allora, il torcicollo, il cui termine deriva dal latino tortum collum, collo torto, identifica una caratteristica specifica, cioè un atteggiamento viziato del capo, dovuto in particolare a una problematica specifica del collo, cioè la contrattura unilaterale di un gruppo muscolare che attraversa il collo, che determina questa posizione viziata. In particolare è il muscolo sternocleidomastoideo che, contraendosi unilateralmente, determina questa postura, questa posizione viziata del capo. Naturalmente ingenera dolore, impotenza funzionale, una serie di problematiche, diciamo, e come il telespettatore ci descriveva, non è infrequente ritrovarle in particolare al mattino. Quindi dopo la parte, certo, diciamo, notturna, il paziente si sveglia e si trova con questa problematica. Dottore, il dolore localizzato va bene, d'accordo, lo abbiamo passato sto guaio prima o poi tutti quanti, però ci sono sintomi che sono proprio caratteristici di questa piccola patologia che lei ha così ben descritto? Allora, il dolore è una caratteristica importante. Si associa specificamente all'impotenza funzionale, quindi all'incapacità di poter muovere completamente il collo e quindi il capo, che prevede una serie di movimenti in tutti i piani dello spazio, quindi ha una grande mobilità. La rigidità dei gruppi muscolari, in particolare cervicali, determina questa impotenza muscolare, questa impotenza funzionale, e quindi il paziente immediatamente accusa questa problematica. Quindi non riesce a svolgere tutti i movimenti di cui normalmente ha la possibilità, quindi la rotazione del collo, l'inclinazione laterale, l'inclinazione all'estensione, tutti i movimenti che possono essere impediti o ridotti da questa problematica. E come dire, la caratteristica più frequente che porta naturalmente il paziente ad accusare un problema. E cioè è un problema, al di là della denominazione che può suscitare un po' di bonaria e ilarità. Il torcicollo è un vero e proprio problema che rende disabili per il tempo che dura. Ora, il tempo che dura è lungo, ma quali sono le cause perché non si del problema che noi dobbiamo fronteggiare perché non si ripresenti periodicamente e non diventi un tormento? Allora, in primo luogo c'è una necessità di una valutazione diagnostica univoca, perché naturalmente il torcicollo può essere determinato da situazioni, diciamo, assolutamente transitorie, di natura benigna, appunto una contrattura muscolare occasionale, ma dobbiamo anche approfondire se magari non c'è qualche altra patologia che ha determinato il torcicollo. Pensiamo alle patologie del rachide cervicali, quindi alle ernie cervicali, pensiamo a cose ancora più complesse, quali per esempio una stenosi del canale. Chiaramente le cose più banali che determinano il torcicollo sono le posture scorrette, la contrattura muscolare appunto, i colpi di freddo, e non sottovaluterei i movimenti bruschi del collo,
cioè l'utilizzo istantaneo, immediato di un reclutamento muscolare dei gruppi del collo che può determinare quello che normalmente avviene negli arti, cioè per esempio una contrattura, uno stiramento e quindi una reazione del muscolo che determina appunto il Lei ha spalancato torcicollo. La strada alla mia domanda chiave, cervicalgia e torcicollo. Non sono la stessa cosa? Sono la stessa cosa? Possono essere la stessa cosa? Quale sceglie? Allora, io sarei, come dire, sul dato etimologico e quindi anche appartenente, diciamo, a quello che ci dicevano in passato. Mi riferisco al fatto che il torcicollo è caratterizzato, come dicevo prima, in particolare alla posizione viziata del collo. Quindi si ha una contrattura unilaterale di un gruppo muscolare. E quindi poi con tutti i sintomi che abbiamo descritto prima. La cervicalgia invece di solito è bilaterale, nel senso che determina una situazione che non fa assumere la classica posizione del torcicollo, che è quella di inclinazione e rotazione del capo. La cervicalgia quasi rende rigido totalmente il rachide cervicale. Naturalmente, come dire, spesso si identificano in maniera più o meno associata, ma sono... Per ciò che riguarda, diciamo, l'etimologia, due cose differenti. Molto bene, c'è una domanda. Francesca. Sì, Michele, in questo ultimo periodo abbiamo imparato a collegare il dolore al collo e il torcicollo al lavoro svolto a casa, lo smart working, ma ci sarebbe un'altra motivazione. Potrebbe essere le tensioni provocate da stati d'ansia. Che cosa ci dice, dottore, su questo? Bella proposizione questa, Soprattutto molto attuale, per due motivi. In primo luogo lo smart working che nell'ultimo anno, a causa, come dire, di quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, la pandemia, ha determinato l'incremento esponenziale di lavori, come dire, domiciliari, soprattutto, diciamo, in posture continuative davanti a mezzi informatici, computer, che determinano chiaramente, che hanno determinato un incremento di questa patologia. Ma certamente anche gli stati di ansia e stress determinano contrattura dei gruppi muscolari e quindi possono portare alle patologie di cui stiamo parlando. Generalmente, a parte qualche pannicello caldo, come diceva una vecchia signora, il torcicollo come viene passa. Ma se uno non ha pazienza, non vuole aspettare, o comunque se il torcicollo poi nonostante... l'ottimismo non passa, che si deve fare? Bisogna curarlo? Certamente, bisogna fare la diagnosi precisa e quindi evitare che naturalmente di escludere cause più importanti. E poi abbiamo una serie di mezzi terapeutici, in primo luogo la componente farmacologica che ben governata può dare brillanti risultati, ma poi c'è tutto il capitolo grandissimo della parte, diciamo, riabilitativa e quindi di pertinenza fisiatrica. Pensiamo alla terapia manuale, pensiamo alla terapia fisica, pensiamo anche alla terapia comportamentale, diciamo la possibilità di poter curare il torcicollo è ampia e non escludiamo anche le possibilità di agopuntura, di agire con l'agopuntura. Ha suonato il campanellino, dunque Domenico è l'autore di una domanda. Ti piace essere l'autore? Mi piace, piace. In questo caso della domanda di Milena, professore, che ha 62 anni, soffre spesso di dolore al collo e si domanda se sia più opportuno mettere sulla parte dolente del ghiaccio o invece una borsa dell'acqua calda. Bella domanda. Bella, bellissima domanda. Allora, la crioterapia, quindi il ghiaccio, la terapia col freddo, trova indicazione nelle fasi acute delle patologie infiammatorie. Quindi se il torcicollo è sostenuto da questo capitolo, quindi da una situazione acuta, trova indicazione la crioterapia. La invece termoterapia trova indicazione in tutte le situazioni di carattere cronico e quindi su una situazione più lunga che non abbia i livelli di acuzie, trova decisamente indicazione la termoterapia. Professore, la ringrazio tanto, la prego di portare, professor Costa, a lei che è primario fisiatra all'ospedale Cardarelli di Napoli, il nostro saluto a tutta la compagine ospedaliera valorosa del Cardarelli. Grazie assai. La ringrazio, ne abbiamo tanto bisogno e, come dire, anche a nome di tutti gli operatori del Cardarelli che in questo momento stanno facendo una grande opera. Grazie e a voi, allora, grazie a tutti. Tutto il nostro appoggio morale e culturale. Grazie, professore. Benedetta, mi inchino.
Grazie mille, Michele.